Il vuoto per l'interferometro ha la funzione di preservare il cammino ottico del laser, che se subisse alterazioni non permetterebbe la rivelazione delle onde gravitazionali. Principalmente sono tre aspetti tecnici, che sono la manutenzione per prevenire l'invecchiamento delle macchine, e manutenzione straordinaria come stiamo facendo in questo momento, dove aggiungiamo o modifichiamo in base alle esigenze sperimentali dell'interferometro, e operation, che riguarda l'apertura e la chiusura, la messa in servizio di queste camere da vuoto quando c'è necessità di accedere alla parte sperimentale. Sono un perito elettronico e dopo il diploma sono venuto a lavorare qui ormai 6 anni fa, e l'ho trovato molto naturale perché mi hanno accolto come in una piccola famiglia, anche se racchiude una grande collaborazione scientifica. La difficoltà di lavorare in un apparato scientifico è gestire le esigenze degli scienziati, che mano a mano che avanzano con il montaggio della macchina si accorgono di nuove esigenze che non avevano considerato. Quindi la difficoltà è interagire e implementare nel progetto esecutivo la nuova idea che non era stata pensata in precedenza. Cioè, il bello è sapere che questa macchina fa davvero ciò che dovrebbe fare, è composta da infiniti elementi. Tutti questi infiniti elementi lavorano esattamente come dovrebbero. È quello il bello. La difficoltà di questo esperimento, dal mio punto di vista, è far funzionare tutti questi elementi nel modo in cui devono funzionare.